Allora, devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sanno quanto ci tengo a loro. È stata una settimana molto difficile perché quando in 7 giorni fai 3 sconfitte in modo anche un po' particolare, non è facile allenarsi, trovare le energie positive, però questa è una squadra che è super giovane perché abbiamo 2002, 2003, 2004, 2005, gente che ha ambizione, ha voglia di costruirsi e dal primo giorno con la società abbiamo scelto di seguire questa linea e quindi serve un percorso, serve pazienza, serve voglia di continuare a lavorare e quindi oggi hanno dimostrato che con orgoglio, cuore, le partite si possono portare a casa. I dettagli di questo sport fanno la differenza. Noi abbiamo perso con Irons Montegatina supplementare, una partita anche gestita bene in controllo, poi è uscito fuori il talento. È chiaro che qui fallo, non fallo, tiro da 3 punti, però devi fare un recupero sotto di 13-14 punti e farlo in un campo come questo che conosco benissimo, non è facile per nessuno. E quindi io sono orgoglioso della squadra. Prima del risultato mi interessava la prestazione, ma oggi, tolto un momento di blackout classico nel capire com'è la partita, poi abbiamo fatto le nostre cose, quindi devo dire che sono stati tutti bravi nel portare il proprio mattoncino, anche chi ha giocato meno, perché serviva questa vittoria, serviva per il gruppo, serviva per il morale, per la società, per lo staff, per tutti, e l'abbiamo ottenuta fuori casa, credo che sia importante per quello che sarà, appunto, come ho detto in precedenza, il nostro percorso. Andrea, credo sia stata la sesta vittoria consecutiva nelle ultime sei, così contavamo pare, prima di Cassino contro Rieti, ma la terza consecutiva, tua, con te da capo allenatore, due lo scorso anno, io vado al Palace Junior, durante il campionato, nei playout, e questa è la terza consecutiva. Ce l'hai con Rieti o che cosa? No, non rido perché entrare qua per me è un'emozione, non si può trasmettere perché lo senti dentro. Io sono passato 10 anni qui dentro e li ho passati sputando il sangue perché questa società mi ha dato tanto, io però credo di aver ricambiato quello che mi dava e quindi è un'emozione particolare. È chiaro che ci tiene a fare bella figura, ma non per dimostrare nulla a nessuno, perché questo è un percorso. Io devo essere orgoglioso e ringrazio questa società, Cassino, che mi ha dato una grandissima opportunità e io mi sento il dovere di ripagarla. Al di là del campo in cui andiamo a giocare, è chiaro che vincere qua, come ho detto prima, è difficilissimo. Quindi la squadra, se riesce a capire questa cosa qui e riuscire a spugnare un campo come questo, per noi deve essere un segnale di orgoglio e importante. Nelle ultime fasi, a un certo momento hai tolto De Chini, che stava andando molto bene, gestione della squadra, hai rimesso Salatini che ha fatto una cosa che probabilmente non doveva fare e l'hai tolto immediatamente. Era programmato questo cambio nuovo o lo hai sostituito Ma alla luce di quella diciamo azione che col pallone gettato al vento? Manuel rientra nel discorso iniziale, infatti, perché è un 2002 a cui si dà responsabilità di partire in quintetto dopo un anno che è stato totalmente fermo, perché a gennaio poi si è fermato. E onestamente l'idea era quella di dare qualche minuto o secondo di riposo al capitano, però è entrato in una maniera che in quel momento non mi è piaciuta per disciplina e quindi ho preferito, per non togliere il flow e il ritmo al nostro capitano Teghini, di rimetterlo dentro. Quindi non era programmato in base alla lettura della partita e alla sensazione. Quindi ho capito bene. Grazie. Grazie.